Qui? No. Qui? No. Qui? No, qui no, da che mi faccio l'etico. Non riuscivo più a resistere, sai. A cosa? A te. Sei stato via tutto questo tempo. È già difficile distrarre la mente. Figuriamoci il corpo. Non c'è niente. Dai, serio. Non pensavo si potesse desiderare così tanto qualcuno. Tu come stai, amore? Amore. 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 Mi piace quando lo dici. Cosa? Amore. Amore. Comunque bene, grazie. Mi chiedevo cosa? Non ti fa strano stare con me? Perché dovrebbe? Sono un uomo e io ti amo. Punto. Quindi non sei più il solito stronzo di un tempo. Certo che lo sono. A te piacciono gli stronzi. No. Tu lo sai cosa mi piace. Mm. Sì, ti piace. Da che mi eccito. Che male c'è? Tutta la gente che ci guarda, la telecamera nascosta. Jules? Eh? Ma che cazzo stai dicendo? Ah, non te l'ho detto, ho nascosto una telecamera. Ah sì? Mm-hmm. Quindi stai registrando tutto? Sì. Perverso, mi eccita. Mm-hmm. Quindi se io ti facessi così? Lo vedrebbero tutti quanti, giusto? Mm-hmm. Ha 2 settimane che aspettavo tornassi da Parigi solo per farti questo. No. No. Io ho un po' mal di testa, andrei a casa. Parlo solo un attimino con Sara e andiamo, ok? No, no, tranquillo, stai pure con lei. Ci vediamo domani. Tutto bene? È stata una bella serata. Tutto bene. D'accordo. Ciao. Ciao. Te lo giuro. Ciao. 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 Comunque incredibile, io ancora non ci credo. A cosa non credi? Che scherzi così con noi, ma no, soltanto per scherzare. Sì. Ma quindi hai studiato per 5 anni danza? Sì, a New York, ho fatto anche parecchi stage. Ah. Sei stata un'ottima padrona di casa. Era da tempo che non mi facevi un complimento, o perlomeno lo prendo come tale. Ma il tuo amico non è gay? Chi, Jules 2? Perché? No. Se ne sta lì con le tue amiche, fa lo splendido. Ma sì, è un burlone. Non lo so. È gay e scherza con le ragazze. Mi ricorda qualcuno. Cos'è? Hai paura che ti rovini la piazza? Ma io non sono gay. E poi ho messo la testa a posto. Contento tu.
Senti, volevo parlarti, ma mi sa che ho cambiato idea. Ciao. Jules! Jules, aspetta! Raggiungi. Ovvio. Ciao tu! Jules! Jules! Mi ha baciato. Scusa, mi sembra di aver perso un passaggio. Chi? Chi? Justin Bieber? Tommaso, no? Ah! E come ha fatto? Non lo so, mi ha preso alla sprovvista. Ah, succede. Sì, ma non deve succedere a me, chiaro. Io sto bene, va bene? Si vede. È lui che ha mandato tutto quanto a rotoli. Ha fatto una cazzata. Giusto. Cioè, ha sbagliato. Ha fatto una cazzata dietro l'altra. Ho fatto delle cazzate, o sbaglio? Questo l'avevi già detto. Io adesso ho la mia vita, giusto? Anche questo l'avevi già detto. Sara, non può ripetersi la storia, va bene? È finita, deve capirlo, basta. Com'è stato il bacio? Com'è stato il bacio? È stata la cosa più bella del mondo. È questo quello che mi frega. Per un attimo non ho capito più niente. Solo lui ha la capacità di essere questo per me. No, va bene? No. Basta. Perché ha voluto rovinare tutto? Non sei tu a rovinare tutto ora. Dici? Vedi tu. Queste cose succedono. Cos'è difficile perdonare. Lui te l'ha dimostrato in mille modi che ci tiene a te. Chi ti ama non ti tradisce, no? Oh, che palle che sei! Adesso sai cosa fai? Bevi, ti fai una bella dormita e domani torni da Matteo. Teo. Quello che è. Bevi. Sei proprio un coglione. Mi passi quel tavolo, per favore? Mi stai ascoltando? Sì, voglio solo finire di caricare sta roba, Gianluca. Cazzo vai! Non mi prendere per il culo. Perché l'hai baciato? Non ho saputo resistere, va bene? Me lo sono trovato davanti e... Tommy, se davvero lo ami lo devi lasciare stare. Ma che cazzo stai dicendo, Gianlu? Non siamo in una merda di soap opera. Quando ami veramente qualcuno fai di tutto per riprendertelo e basta. Chiaro? Sì. Forse hai ragione. Ma hai sbagliato. Ho sbagliato a fare cosa? A baciarlo? A tentare il tutto per tutto? No! Hai sbagliato a tradirlo. Finiamo di caricare. Ehi, ciao. Sto sistemando alcune delle mie cose qui sopra, va bene? Sì, fai come vuoi. Abbiamo fatto un po' di shopping, eh? Qualcosina. Ti sei fatto male? No, tutto bene. Oh, guarda un po' qui, cosa abbiamo, cara?
Li usi per fare i tuoi giochini erotici. Tua madre non ti ha insegnato a farti i cazzi tuoi. Come sei suscettibile? Non c'è nulla di male a vestirsi da Lolita. Anche se, scusa, non hai più età. Senti, mi hai veramente rotto. Fatti i fatti tuoi, se no prendi i tuoi straccetti e vattene via. E stai calma, stavo scherzando, eh. Guarda che se fai così non ti piglia più nessuno, acidella. Comunque ieri sera non è andata male. Anzi, i proprietari del locale sono rimasti strasoddisfatti, secondo me. Potrebbero richiamarci. Brava anche l'organizzatrice. Potreste risentire anche lei, no? Sì, perché no? Ma non è la tua ex? No. Cioè, noi siamo stati solamente... No, non mi interessano i dettagli, grazie. Carina, potevi anche presentarmela. Dai, ma non ti incazzare. Non c'è stato niente. Lo credo bene, stai con me. Guardavo soltanto di non dover marcare il territorio. Quindi io sarei il tuo territorio. Come intenderesti marcarlo? Cazzo è adesso? Ma Tommy non ha le chiavi. Fatti. Ricky. Renato, devo parlarti. Che c'è? Senti, io inizio a essere un po' stanca di questa storia. Senti, per cortesia, non è il momento di fare questi piagnistei da quindicenne. Sei stata tu a innescare la bomba, quindi... Io non riesco a fare il doppio gioco. Mi sembra che da un momento all'altro Tommy possa scoprirlo. Tu non riesci a fare il doppio gioco? Beh, questo è il colmo. Senti, ho parlato con il commercialista. Ci siamo quasi. Quindi ora... fai un bel respiro e si va fino in fondo, ok? Ok. Brava la mia ragazza. Allora, che c'è di tanto urgente? Chiudi la porta e siediti. Dimmi. Come stare seduti su una miniera d'oro e continuare ad avere le pezze al culo? Cioè? Quando è morto l'avvocato Masina e ho rilevato tutta la gestione legale della Tibios, non ho fatto caso ad alcune scartoffie che c'erano. E quindi? Da quanto risulta da una scrittura privata, esiste un fondo legato all'azienda. Serena, senti, non perdiamo tempo. Lo so benissimo che mio padre ha lasciato la Tibios a me e a Tommaso. Grazie. Eh no. Non parlo di questo. Esiste un fondo extra, un cosiddetto paracadute, da usare in caso di necessità. Questa è la cifra. E io non ne sapevo nulla. Tuo padre era un ottimo uomo d'affari e sapeva il fatto suo. Ora, la questione è, possiamo sbloccare il conto, a patto che Tommaso rientri in azienda. Bingo, serve la firma di entrambi. Senti, io non lo voglio tra le palle e non voglio che si prenda anche questo. Sono io qui a farmi il mazzo, capito? E tu sei disposto a rinunciare a tutto questo? Certo che no.
Allora facciamo un patto. Tu convinci Tommaso a rientrare in azienda. E io gli faccio firmare tutte le carte senza che lui se ne accorga. Sarà rischioso. Lasciamo che si goda la sua vacanza di Istanbul con il suo amichetto. Tornerà felice, rilassato. Lo odi tanto. Tu che dici? Che significa essere scappato di casa? Senti, già lo sai com'è vivere in casa. Mamma e Silvio mi stavano sempre addosso. Ricky, io capisco che a 17 anni non sia facile, però... Tu mamma la conosci? Sì, anche molto bene. E non sei scappato anche tu dal nostro paesino di merda? Era diverso. In cosa? Senti, non è questo il punto, mamma sarà preoccupata. È talmente tanto impegnata col lavoro che non se ne sarà nemmeno accorta. Non dire cazzate. È così, lo sai. Io non ci sono per lei. Come non c'era per te, non c'è nemmeno per me. Me lo ricordo, sai? Cosa? Quello che faceva, o meglio che non faceva. Ero piccolo, ma ricordo bene. Ricky, aspetta, mamma è sempre stata così. Ha sempre messo il lavoro al primo posto. Ma perché la giustifichi? Se ti dicessi tutto, la manderesti a fanculo subito. Cioè? Niente. No, Ricky, parla. Non ora. Senti, ho solo bisogno di sapere se posso restare un po' da te. Almeno per qualche giorno. Come faccio, Ricky? Io lavoro. Non te ne accorgerai neanche. Ti prego, ho bisogno di cambiare aria, di capire un po' di cose. Dovremmo adattarci però, c'è anche Tommy a casa. Ma... Tommy... Tom? Dai, allora posso. Certo. Grazie. Oh, sei cresciuto, eh? È un po' che non ti fai vedere. Muoviti, cammina, che ti devo raccontare un po' di cose. Sapessi io. Chi è, Marta? Sì. E come va con lei? Alti e bassi. Non te l'ha data? No, sì. E allora? Che arriva ultimo a casa un coglione! Start. Latte rum, calume della pace. Beh, ci sta. Sai, non svuoto sempre così come una cretina. Ti capisco, sei nei tuoi giorni. Piantala, sto cercando di... Chiedermi scusa? No, Big Gay Jim. Grazie. Stavo cercando di dirti che ho perso un bambino. Ah. Ora sì che mi sento una merda. E fai bene. Sai, io non la volevo neanche. Sì. Poi non so, ti succede qualcosa. Io non credo in Dio, ma credo nei miracoli. Per me era una bambina bionda, con gli occhi verdi e le lentiggini, con un sorriso contagioso. Mi stavo abituando all'idea. Cazzo se mi stavo abituando. Ho fatto un sacco di stronzate. Avevo paura di allontanare l'unica persona che potesse realmente starmi accanto. E l'ho persa. Gliel'avrei detto. Solo che avevo bisogno di un po' di tempo. E poi? E poi ho un dolore improvviso del sangue e... cambia tutto. E un attimo, sai, ho perso lui e la mia bambina. E poi Giulia aveva trovato il grande amore della sua vita, quello dei film. E chi ero io per rovinarlo con la mia depressione? Ho passato un periodo di merda. Tranquilla. Ora ci sono io vicino a te. Ed è questo che mi preoccupa. Cosa stai guardando? Un film carino, è appena iniziato. Però non credo che ti piaccia una commedia alla romantica. Ma non c'è qualcosa di Tarantino, un po' splatter? Sei proprio gay. Dai, guardiamoci sta commediola.
Eccomi. Oh, finalmente, stavo andando via. Ma non è colpa mia, ho visto queste scarpe, mi chiamavano dalla vetrina, non potevo non prenderle. Sara, lo sai che sono incasinato con la ristrutturazione della casa? Mi sta ammazzando il suo lavoro. A proposito, come va? Mi piaci quando fingi interesse per le mie cose. Intanto me l'avresti detto lo stesso. No, stavolta no. Volevo parlarti. Mi siedo. Sei già seduta. Quando fai così serio mi butti l'ansia. Io mi sento onorato per la proposta che mi hai fatto. Ricordami quale, quella di trommare insieme, quella di sposarci o... Era quella di diventare padre di tuo figlio. Ah sì, quella. Devi parlare con Gianluca. Io potrò essere lo zio che lo accompagnerà a vedere tante cose belle. Oppure potrai lasciarmelo tutte le volte che tu e Gianluca vorrete trombare in santa pace. Ma devi parlare con lui. Io lo vorrei un bambino. Dio solo sa quanto lo vorrei. Ma non in questo modo. Ti voglio bene. Lo so. Per un attimo mi sono illusa di vivere una vita perfetta insieme a te. Noi non siamo perfetti. Parla per te. Sì, comunque gli parlerò. Ma non adesso. Gianluca è un tale cretino. Sarà un ottimo padre. Chi lo sa? Vieni qui. Ammazzati. Ehi, quella me la sono scolata quando mi ha mollato il mio secondo marito. Due hanno funzionato però. Posso darti un consiglio? Poi fai come ti pare, eh? L'assenzio è divino. Si insinua nelle pieghe del cervello e va su, su. È meraviglioso. Grazie per il consiglio, lo seguirò. Allora passami quella bottiglia, stronzo! Vai! Sei gentile! Ma con tutta la figa che c'è in giro, come mai uno come te a quest'ora sta a cazzeggiare con una vecchia rincoglionita come me? Eh? Il mio ragazzo mi ha lasciato. Mi ha lasciato per una stronzata. Però ha ragione. Io non capisco cosa ci sia che non va in me. Cosa c'è che non va in te? Ma che sei buono. Come ti invidio. E la bellezza. La gioventù. Quanto ti invidio. È stato solo un bacio. Lui ha creduto che fosse chissà che. Guarda che è un bacio importante. Me lo daresti un bacio per caso? Scusa, mi dispiace, io... Non mi compatire. Ho passato la vita sotto questi portici a rimpiangere quello che potevo fare. Invece sulta qui come una stronza non l'ho fatto. Quindi, alza il culo. Questo è il mio posto, ok? Non mi vuole più. E piantala. Vattene. Idiota. Sì. Ehi!
Non voglio debiti io. Giornata pesante. Meno male che è finita. Bagno caldo? Per fortuna che ci sei tu. And the man with the golden gun thinks he done so much, thinks he done so much, yeah. And the man